tutta l'esperienza di Gesù, tutta la sua storia umana, non è costellata semplicemente da gesti e parole. Quando noi leggiamo il Vangelo, ovviamente tutta la nostra attenzione si concentra sui gesti e sulle parole di Gesù. Ma Gesù ha voluto che la sua parola e i suoi gesti fossero contenuti in delle relazioni. Ha costruito fin dall'inizio tutta la storia della salvezza. Il Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi sceglie la dinamica delle relazioni come il luogo dove Dio si manifesta. Il Verbo che si fa carne nel grembo di Maria non significa semplicemente che entra nel grembo di una donna, ma che entra anche in una relazione umana, la relazione di bene che c'è tra Maria e Giuseppe. Da quel momento in poi il Figlio di Dio vive dentro le relazioni umane, si fa capire attraverso le relazioni umane. E così anche noi, per poter comprendere il messaggio di Gesù, dobbiamo sempre guardare anche alle relazioni intorno a Lui. E quando vogliamo entrare più profondamente dentro il mistero delle cose che Egli ci annuncia, a volte ci facciamo aiutare da qualcuno, di questi amici che gli ruotano attorno. Pensate un po' come questo tempo speciale, che è il tempo dell'Avvento, è abitato da personaggi. E personaggi messi lì non semplicemente perché fanno parte della prima stagione della vita di Gesù, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, ma perché sono personaggi che ci aiutano ad entrare più profondamente nel mistero dell'incarnazione. Maria, Giuseppe, Zaccaria, Elisabetta, Giovanni Battista, Erode, i pastori, i magi. Noi ci rivolgiamo a ciascuno di queste persone nel bene e nel male, perché non esistono soltanto persone a favore di Gesù. Gesù ha anche persone contro di Lui. E persino quando assumiamo lo sguardo dei Suoi nemici, capiamo qualcosa di Lui. Allora ho pensato che non poteva esserci nessun altro modo di entrare nel grande mistero dell'adorazione, di poter dire una parola, quanto più coerente con il Vangelo, quanto più vicina a quella che è il messaggio di Gesù, se non rivolgendoci a qualcuno del Vangelo, a qualcuno che possa un po' prenderci per mano e accompagnarci in questo viaggio questa mattina. E ho pensato che questo personaggio doveva essere la persona più vicina a Gesù. Il Vangelo lo definisce il discepolo amato, ed è Giovanni, colui che non soltanto ha intessuto con Gesù un rapporto talmente intimo che nell'ultima cena è l'unico che può permettersi di poggiare il suo capo sul petto di Gesù, che è un gesto di un'intimità pazzesca, straordinaria. Quando noi immaginiamo l'adorazione, la dovremmo sempre immaginare come il capo di questo discepolo poggiato vicino al cuore di Gesù, a sentire quel calore, quel battito, in quel gesto di intimità che gli fa chiedere a questo discepolo: chi è che ti tradisce? Ma è anche l'unico discepolo che poi alla fine noi ritroviamo sotto la croce, mentre tutti fuggono via, tutti gli altri discepoli vanno via. È proprio il Vangelo di Giovanni che ci dice che invece sotto quella croce c'è qualcuno, c'è la madre, ci sono uno sparuto gruppo di donne sotto quella croce, ma c'è soprattutto il più piccolo tra tutti i discepoli, il discepolo amato, Giovanni. Ecco, questo ragazzo che diventerà un uomo, un apostolo importante, un evangelista, forse è la persona più adatta che può insegnarci che cos'è l'intimità dell'adorazione e può fornirci lo sguardo giusto per capire perché è importante la postura dell'adorazione, che non è un devozionismo, ma, come spero che scopriremo tra poco, è in realtà qualcosa di essenziale alla nostra vita cristiana. Anzi, è ciò che manca alla nostra vita cristiana affinché la nostra vita cristiana abbia un significato più grande, più ampio, che non diventi semplicemente la celebrazione di qualche gesto religioso, ma che diventi una relazione profonda, affettiva, una relazione di bene col nostro Dio. Allora voglio farmi prestare da Lui le parole, che saranno un po' l'incipit della nostra riflessione. Scrive così Giovanni nella sua prima lettera: quello che era da principio,
quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò e noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Questa suggestiva pagina della prima lettera di Giovanni immediatamente ci illumina su una cosa importante della nostra esperienza cristiana. Il cristianesimo non è un sentimento, non è una vaga credenza che ci mette in comunicazione con un Dio che c'è da qualche parte. Essere cristiani non significa credere semplicemente che c'è un creatore che ci ha creati, che ci ha messi al mondo, che ci ha donato la vita. L'esperienza di fede non è un'esperienza che rimane semplicemente qualcosa di interiore, di affettivo, di psicologico. L'esperienza di fede è un'esperienza che tocca la concretezza della nostra vita. Dio è uno che è diventato visibile, dice Giovanni. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo udito e queste mani, dice Giovanni, lo hanno toccato. Allora, tutta la nostra esperienza cristiana è la pretesa di vivere questo incontro concreto, reale con il Signore. E finché il cristianesimo non diventa un fatto che noi possiamo vedere, udire e toccare, non è un cristianesimo che ci salva la vita. Può essere un cristianesimo di valori. Possiamo credere che ci sono dei valori che possono guidare la nostra società. Un cristianesimo che ci detta una certa morale per vivere insieme, un certo atteggiamento su come noi dovremmo vivere, ma questo non è il cristianesimo che ci salva la vita. Il cristianesimo che ci salva la vita è qualcuno, è un fatto che noi possiamo toccare, di cui possiamo fare esperienza. E forse per noi cristiani è difficile capire come questo passaggio sia stato decisivo in tutta la storia della salvezza, perché Dio era Dio anche prima di Gesù. Ma l'esperienza che caratterizzava il rapporto di Dio con l'uomo era assolutamente la sua distanza. L'Altissimo era talmente alto che nessun uomo poteva avere la pretesa di guardare in faccia questo Dio, di incontrarlo, di avvicinarsi a Lui rimanendo vivo. Ma attraverso Gesù ciò che è lontano da noi è diventato vicinissimo a ciascuno di noi. Quello che per noi era impensabile, quello di cui noi non potevamo in nessun modo farne esperienza, perché troppo grande, troppo infinito, troppo eterno, è diventato vicino a noi, si è fatto incontrare, abbiamo potuto mettere i nostri occhi negli occhi di questo Dio. In Gesù noi abbiamo incontrato veramente Dio, tutto Dio, l'eterno Dio, l'altissimo Dio, l'infinito Dio, l'abbiamo potuto incontrare. Ed è questa la prima cosa che dovrebbe evangelizzarci, e cioè sapere che Gesù entra nella storia e abita la storia in un modo che a noi dovrebbe costantemente sconvolgerci, perché rinuncia alla sua gloria per assumere su di sé la normalità. Forse noi non ci pensiamo mai, ma Gesù è stato un bambino, è stato un ragazzo, un adolescente, un giovane, è stato un uomo. Essendo questo, noi facciamo fatica, ad esempio, a capire che questo bambino, questo adolescente, questo giovane, questo uomo ha pianto, ha sorriso, ha giocato, si è stupito. Anche lui avrà passato le sue notti a guardare le stelle nel deserto. Aveva anche lui dei gusti. C'era qualcosa del cibo dell'epoca che gli piaceva di più rispetto a qualcos'altro. Anche lui avrà gioito delle feste, avrà avuto il desiderio di mettersi in cammino,
di vivere l'avventura di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme, così come ci raccontano gli evangelisti, in quel brano in cui Gesù dodicenne si trattiene a Gerusalemme, non tornando indietro con la carovana della sua famiglia. Insomma, quando Gesù vive i 30 anni di vita nascosta a Nazaret, chi poteva immaginare che quel bambino, apparentemente uguale a tutti, che quel ragazzo, come tutti gli altri, non era uno come tutti gli altri, ma era Dio, era il figlio di Dio. Nessuno poteva indicare con il dito dicendo: ma questo è speciale, c'è qualcosa di diverso in questo bambino, perché vedeva semplicemente l'umanità di quest'uomo. Tutti noi siamo nella stessa posizione, anche noi viviamo in una normalità. Le nostre giornate, il nostro tempo, la nostra vita sono fatte di cose normali. Eppure in quella normalità è nascosto il mistero di Dio. Non abbiamo la capacità di accorgercene subito che lì è nascosto il mistero di Dio, ma noi siamo immersi in Lui. Negli Atti degli Apostoli c'è questa meravigliosa espressione: in Lui ci muoviamo, esistiamo, siamo immersi dentro questo Dio. Allora capite che il creato intorno a noi non è solo il creato intorno a noi, che le persone intorno a noi non sono soltanto quelle persone, che la mia umanità, che la mia vita, che il mio corpo, che le cose che mi fanno piangere o mi fanno sorridere non sono soltanto frammenti di creazione messi uno accanto all'altro. Sono cose normali, sono cose a cui noi ci siamo abituati, eppure Dio è nascosto in quella normalità. Il cristianesimo non è educarsi a cercare cose eclatanti, ma a fare esattamente il contrario, a preferire le cose normali. I cristiani dovrebbero essere esperti delle cose normali, perché il Figlio di Dio, nella stragrande maggioranza della sua vita, 30 anni su 33, ha preferito la normalità, il nascondimento, la quotidianità. Ha preferito le cose di ogni giorno. Ha preferito uno sperduto villaggio, il nascondimento. Non ha preferito la ribalta, le vetrine. Non ha preferito attirare l'attenzione su di sé. Allora capite che tutta la nostra vita spirituale è educarci di nuovo alle cose normali. Quando abbiamo bisogno di segni, e anche i segni possono essere un aiuto nell'esperienza di fede, ma sono un aiuto a cui a un certo punto dobbiamo avere il coraggio di rinunciare. C'è un momento in cui il Signore ci dona dei segni particolari, semplicemente per farci arrivare il messaggio che ci ama, che c'è, che ci protegge, ma non possiamo vivere nella dipendenza di questi segni. Abbiamo bisogno a un certo punto di mostrare che veramente crediamo in Lui, quando siamo disposti a rinunciare alle cose eclatanti. Se ciascuno di noi, tutte le volte che si mette a pregare, vivesse l'esperienza, non lo so, di un'estasi, di un'apparizione, di un'emozione forte, di una illuminazione, capite che noi ci metteremmo a pregare per andare alla ricerca di tutte queste cose. E delle volte il Signore può donare anche questi doni, ma non sono la sua via ordinaria. Pregare è accettare di non sentire nulla. Pregare è mettersi in una relazione dove le cose sembrano uguali, dove sembra che niente è cambiato. Pregare è vivere fiduciosamente la nostra vita, nella certezza che anche se i nostri sensi non riescono a percepire niente di diverso, noi siamo immersi nel senso più totale della vita e dell'esistenza. Quando tu diventi consapevole di questa cosa, la tua vita cambia. Allora capite che c'è una sorta di percorso che ci suggerisce anche il Vangelo. Soprattutto quando si legge il Vangelo di Marco, si comprende come Gesù voglia educare i suoi discepoli a riconoscerlo nella maniera giusta. Marco, ad esempio, ci racconta di miracoli a cui Gesù fa seguire immediatamente questa indicazione.
Qual è l'indicazione? Non ditelo a nessuno. Il cosiddetto segreto messianico. Che significato ha questo? Gesù guarisce un ammalato e poi gli dice: per favore non dirlo a nessuno. Libera un indemoniato e lo obbliga a dire: per favore non raccontare a nessuno che ti ho liberato da un demonio. Fa camminare uno storpio e gli dice di non entrare dentro la città. Un lebbroso lo monda, dice: vai a presentare la tua offerta, ma non raccontare a nessuno questo incontro che ti ha guarito. E noi ci verrebbe da dire: a che serve un miracolo se nessuno sa di questo miracolo? Ma Gesù non vuole essere riconosciuto attraverso i miracoli, perché i miracoli possono condurre fuori strada. Quante persone dicono che Gesù è il figlio di Dio quando vedono i miracoli? Persino i demoni gridano a lui: tu sei il figlio di Dio, tu sei il santo di Dio. Persino Pietro, dopo che ha visto tutto quello che ha compiuto Gesù, dopo che ha ascoltato la sua predicazione, dopo che ha assistito alla moltiplicazione dei pane e dei pesci, anche Pietro fa la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù disse loro: non parlatene con nessuno. Ma c'è un momento in cui finalmente noi possiamo dire ad alta voce che Gesù è il figlio di Dio. E non è davanti alle cose eclatanti. Marco colloca questo momento nel momento più drammatico della vita di Gesù, e cioè nel momento in cui Gesù muore in croce. Dice così, in maniera asciutta, l'evangelista Marco. Allora il centurione romano, fratelli, è un pagano, è un pagano che si trova ai piedi della croce, dice Marco, vedendolo morire in quel modo, esclamò: davvero costui era figlio di Dio. Sono tutti bravi a dire Gesù è il figlio di Dio davanti a un miracolo. Provate a dire Gesù è il figlio di Dio quando lo vedi morire sulla croce. Questo fa dire a San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, che nessuno può dire Gesù è il Signore se non perché è lo Spirito che lo mette in questa considerazione. È lo Spirito che ci fa dire Gesù è il Signore. Allora capite che chi impara ad entrare dentro questo sguardo di Dio, dentro questa mentalità nuova di Dio, adorare significa entrare in questo sguardo, in questa mentalità, si mette dentro una dinamica dello Spirito in cui le cose eclatanti non hanno più senso, e la cosa che conta di più invece sono le cose normali, le cose quotidiane, le cose che non attirano l'attenzione. Anzi, paradossalmente, una persona che è entrata nella mentalità dell'adorazione, cioè in questo sguardo di Gesù, in questo modo di pensare le cose, arriva fino a sperimentare dentro la propria vita i fallimenti, gli insuccessi, a toccare la sofferenza, e in quel momento sentire nel proprio cuore il desiderio di dire Gesù è il Signore. Avere fede significa avere fede quando tutto ti dice il contrario, non quando tutto ti va bene. E la vita non è soltanto piena di luce, molto spesso la nostra vita è piena di buio. E noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci educhi a credere quando è buio, quando tutto è contro Gesù, non a favore di Gesù. Quando tu vorresti una grazia e sembra che tu non ne riceva nessuna in cambio. Quando tu vorresti una soluzione, ma tu non hai nessuna soluzione e ti trovi a vivere in una croce, in una situazione che non hai scelto, che ti schiaccia, che ti opprime, in quel momento, se tu ti sei lasciato raggiungere dallo sguardo di Gesù, dalla mentalità di Gesù, lo Spirito grida dentro di te: Gesù è il Signore. Davvero costui era il Figlio di Dio. Allora capite qual è la grande occasione che ci viene data quando noi ci lasciamo evangelizzare dall'adorazione. Significa educarci
a guardare la vita da un altro punto di vista, che è quello che insegna Gesù. Quando i discepoli, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, vanno a cercare Gesù, che era uscito la mattina presto, quando ancora era buio, per mettersi a pregare, dopo che lo trovano, perché aveva cercato un posto in disparte per pregare, gli dicono una cosa molto semplice: tutti ti cercano. Ma la verità è che non cercano Gesù, cercano i suoi miracoli. E Gesù dice: dobbiamo andarcene da qua, io non sono venuto per questo motivo, sono venuto per annunciare il Vangelo. Andiamo, mettiamoci in cammino, continuiamo ad annunciare il Vangelo. Guardate che è una conversione importante per ciascuno di noi. Passare dai miracoli a ciò che significano questi miracoli dentro la nostra vita, dalle cose eclatanti alle cose normali, da ciò che attira l'attenzione, da ciò che invece non attira per niente la nostra attenzione, dal poter dire che Gesù è il Figlio di Dio davanti alle sconfitte, alla croce, alla sofferenza, all'ingiustizia, a tutto ciò che il demonio usa come l'argomento per dirci che Dio non esiste. E se esiste, sicuramente non è nostro padre. E se dice di essere padre e poi permette queste cose nella vita, allora è un bugiardo. Perché uno che ama non potrebbe mai permettere una cosa del genere. Come può il padre permettere che il proprio figlio finisca sulla croce? Eppure ve lo ripeto, aveva ragione il centurione romano, vedendolo morire in quel modo, davvero costui era il Figlio di Dio. Teologicamente noi questa cosa come la collochiamo dentro la nostra vita? Cioè, mi piacerebbe pian piano condurvi a capire che quello che noi facciamo quando entriamo dentro questa grande dinamica dell'adorazione non è aggiungere un devozionismo all'interno del nostro vissuto ecclesiale. Ma ci sono delle persone che magari in qualche parte del mondo vivono delle devozioni, in questa diocesi c'è la devozione di fare l'adorazione perpetua. No, è qualcosa di essenziale alla nostra esperienza di fede. Una chiesa che non educa all'adorazione è una chiesa destinata a fermarsi fuori dal mistero di Dio. È una chiesa che dà religione, religiosità, ma non dà fede. E le due cose possono somigliare moltissimo, ma non sono la stessa cosa. È una chiesa che offre miracoli, ma non offre più l'unica cosa che salva, e cioè l'annuncio del Vangelo. Allora vedete che cosa significa per noi entrare in questa dinamica dell'adorazione. La prima domanda a cui noi dobbiamo rispondere è questa: solo i contemporanei di Gesù fanno questa esperienza? Noi dobbiamo accontentarci di ricordare loro, di pensare a loro, di leggere le loro storie? No, vedete fratelli, noi abbiamo una grande fortuna, noi abbiamo una grande opportunità come credenti, e questa opportunità, questa provvidenza che il Signore ci ha dato ha un nome, si chiama liturgia. Che cos'è la liturgia? La liturgia è il modo che noi abbiamo di essere contemporanei a quello che ha vissuto Gesù. Misteriosamente, tutte le volte che noi viviamo la liturgia ci fa essere contemporanei delle cose che Gesù ha compiuto una volta soltanto. Diventiamo contemporanei della sua nascita, dell'annuncio, del suo smarrimento, diventiamo contemporanei della sua predicazione, dei suoi miracoli, diventiamo contemporanei dell'ultima cena, diventiamo contemporanei della sua morte in croce, diventiamo contemporanei della sua resurrezione, diventiamo contemporanei della Pentecoste. La liturgia ha il potere di rendere attuale ciò che invece normalmente noi pensiamo essere del passato. Guardate che questo è importantissimo per noi, avere la consapevolezza che noi abbiamo uno strumento che attualizza una cosa che è già successa e che quindi normalmente noi siamo abituati al trascorrere del tempo a dire che c'è un prima, un durante e un dopo. La liturgia prende le cose che sono già accadute e le rende attuali. Ora pensate un po',
Quando noi partecipiamo a messa, partecipiamo con questa consapevolezza. Avete mai riflettuto? È una cosa che mi capita di ripetere spesso, forse perché noi non prestiamo molta attenzione a tutto ciò. Tra qualche giorno celebreremo il mistero del Natale. Dovete fare caso la notte di Natale, il giorno di Natale, ad ascoltare le parole che il celebrante pronuncia quando dice ad alta voce le preghiere della liturgia. Non dice: 2000 anni fa Gesù è nato ed è venuto nel mondo. Dice: questa notte il Verbo è entrato nella storia. Oggi Gesù è nato. La liturgia non parla mai al passato, usa sempre il presente. Oggi Cristo è risorto. Durante la Pasqua ascoltiamo questa preghiera. Ora, amici, non è un modo di dire facciamo finta. La nostra fede ci dice che non stiamo facendo finta. Anche se il nostro corpo è qui, anche se i nostri sensi non colgono nulla di questo passaggio, noi crediamo che lo Spirito Santo ha il potere di renderci contemporanei a quell'evento. Come vi comportereste voi se vi trovaste ora, in questo momento, davanti a quel bambino adagiato nella mangiatoia? Come vi comportereste se anche voi vi trovaste come quel centurione davanti agli occhi Gesù che sta morendo? Come vi comportereste se anche voi nel cenacolo sentiste il fragore dello Spirito che spalanca quelle porte, quelle finestre ed entra con potenza e si poggia come lingue di fuoco sulla testa dei presenti? Ora, noi non andiamo alla ricerca di cose che possano attirare i nostri sensi. La nostra fede ci dice che anche se i nostri sensi non sono coinvolti, non significa che ciò non è vero. E quindi è bello dire che la liturgia ci rende contemporanei di Cristo. E l'adorazione? Che cos'è l'adorazione? L'adorazione è un prolungamento dell'azione della liturgia. Così come la liturgia ci rende contemporanei di Cristo, l'adorazione, attenti, ci rende consapevoli di Cristo. Chi adora si educa ad accorgersi costantemente che lui si trova realmente davanti al Signore. Ora, il miracolo è esattamente questa cosa: trovarsi davanti a quel pezzo di pane ed essere consapevoli che quello non è solo pane, è il corpo di Cristo, che l'infinito si è fatto carne, che tutta l'eternità è nascosta in quel frammento. Quando tu adori, diventi consapevole di questo. E man mano che tu diventi consapevole che in quel pane c'è realmente Gesù, i tuoi occhi interiori, la tua consapevolezza si allarga a tutto il resto della tua vita. Tutto parla e grida di te, dice un salmo. Sapete cosa significa? Che ogni cosa di questa vita noi cominciamo a vederla intuendo la presenza di Dio in ogni cosa. E vediamo un tramonto e ci ricordiamo di Lui. E vediamo il volto di una persona e ci ricordiamo di Lui. E vediamo noi stessi e ci ricordiamo di Lui. Tutto parla e grida di te. Gli adoratori cominciano ad avere questa consapevolezza di trovarsi costantemente alla presenza del Signore. Costantemente. Non solo in quel tabernacolo, non solo in quell'ostensorio, ma a partire da quel frammento i nostri occhi cambiano. Allora capiamo, ancora una volta, un brano di Giovanni, un brano difficile che noi leggiamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, nel cosiddetto prologo di Giovanni. Sentite cosa dice Giovanni: tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto
di ciò che esiste. Significa che non c'è una cosa che esiste che non sia stata fatta in rapporto a Gesù. Tutto. Tutto. E quando tu cominci a vedere tutto così, non butti niente della vita. E cominci ad avere un rispetto profondo per tutto quello che c'è in questa vita. Allora sì che rispetti il creato. Non perché in maniera moralistica e a volte utilitaristica noi diciamo ma se io non rispetto il creato poi il mondo finisce e qui va tutto male. Capite? C'è una sorta di utilitarismo in questo. No, tu lo rispetti perché capisci che ogni cosa intorno a te è stata fatta in rapporto a Cristo. Tu non alzi più la mano contro tuo fratello, contro tua sorella, non perché se lo meritano, non perché tu sei bravo, ma perché riesci a capire che tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Alcuni teologi ortodossi arrivano fino a pronunciare una parola che può sembrarci eretica, ma non è eretica ed è vertiginosa. Chi vive con questa consapevolezza prova talmente tanta compassione che questa compassione non tocca semplicemente il mondo intorno a noi. Cominciamo a provare compassione persino per il demonio. Non c'è niente di ciò che è stato creato che non sia stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Questo è il dono dell'adorazione, avere questo tipo di consapevolezza. Allora voi capite che quando una persona vive con questo sguardo, non è più la stessa persona di prima. I suoi occhi sono occhi di benedizione per ciascuna cosa. E questo poi diventa un'evangelizzazione concreta. Chi vede Dio in ogni cosa intorno a sé non può non amare la bellezza, non può non cercare la bellezza, non può non aver cura, non può non custodire, non può non sentirsi responsabile, perché tutto parla e grida di Lui, tutto. Allora sì che il mondo cambia. Allora capite come mai in 2000 anni di storia del cristianesimo annunciare il Vangelo sia stato anche costruire cose del genere. Perché abbiamo costruito una cattedrale così bella? Perché questa bellezza ci ricordi in qualche maniera Lui. Perché noi amiamo l'armonia? Perché quell'armonia ci ricordi Lui. Perché lo andiamo a cercare nelle cose più brutte? Perché in quella bruttura non c'è semplicemente il buio, le tenebre, ma è nascosto il Signore. Pensate alla conversione di San Francesco. Voi sapete che c'è un momento concreto, fisico, nella vita di San Francesco, in cui Francesco dice che c'è stato un cambiamento radicale. E cioè quando Francesco incontra il lebbroso, e lui ha ripugnanza nei confronti di quel lebbroso, questa ripugnanza si trasforma in compassione, abbraccia il lebbroso. Ora, per come siamo abituati noi, dovremmo dire, dopo che Francesco ha abbracciato il lebbroso è guarito. No. È rimasto lebbroso. Chi è cambiato è Francesco, non il lebbroso. Francesco coglie dietro quella malattia orribile che divora il corpo di una persona, Cristo. Ecco che cos'è il frutto dell'adorazione, vedere Dio in ogni cosa. Ma facciamo un passo in avanti ancora, perché penso che sia importante per noi arrivare ancora a un altro momento profondo o un frutto prezioso dell'adorazione. E questa volta voglio farmi aiutare da una straordinaria santa, una di quelle che, se noi dovessimo guardare la sua vita, dovremmo dire: ma quindi che ha fatto? Secondo la logica del mondo non ha fatto niente. Non ha vinto crociate, non ha costruito ospedali, scuole, non ha fondato ordini religiosi, non si è messa su un piedistallo ad annunciare un Vangelo. La sua vita è stata brevissima, poco più di 24 anni, e la stragrande maggioranza della sua vita l'ha vissuta
in un Carmelo, in un monastero di clausura. Immaginate che questa donna però è stata proclamata patrona delle missioni, una donna che non ha mai messo il naso fuori da un recinto, da un pezzettino di geografia ben delimitato. Il viaggio più grande che ha fatto è stato venire in Italia, andare a Roma, incontrare il Papa e chiedere il permesso al Papa di poter entrare nel Carmelo a 15 anni. Avete capito che sto parlando di Teresina di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino. C'è un'espressione bellissima di Teresina di Lisieux che riassume bene questo secondo frutto. Dice così Teresina: tutto è grazia. Tutto. Allora se io vi dico ti è nato un figlio, questa è grazia, subito mi capite. Ami qualcuno e dici questa è grazia, immediatamente comprendete che ho ragione. E quando ti ammali di cancro e dici invece anche questo è grazia. E quando vivi la perdita di una persona cara e dici anche questo è grazia. E quando vivi una sconfitta nella vita e dici questo è grazia. Tutto significa tutto, non qualcosa. Quanto deve essere cambiato lo sguardo di questa donna per poter affermare una cosa così vertiginosa? Ogni cosa che mi capita di questa vita è una grazia di Dio. Perché se non fosse una grazia, Dio non l'avrebbe permessa. Non la capisco, ci soffro, a volte sono schiacciato, ma non posso non credere che anche dietro la cosa più brutta non sia nascosta una grazia. Immaginate di vivere così, considerando che tutto quello che c'è dentro la vostra vita è una grazia. Questa sintetica espressione di Teresina di Lisieux trova il suo corrispondente dentro la parola di Dio. Ancora una volta è San Paolo che nella lettera ai Romani, al capitolo 8, anche lui fa un'affermazione vertiginosa. Dice: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Tutto. Ma io sto male. Ami Dio? Sì. Anche lo stare male concorre al tuo bene. Cominciare a rileggere la nostra vita in questo modo non ci fa più chiedere grazie, perché tu sai che tutto è già una grazia. Vivere così cambia tutto. Il mondo non ha bisogno di persone che facciano miracoli, ma di persone che mostrino al mondo che tutto è un miracolo, che tutto è una grazia. Allora tu vedi una persona malata che vive con questa consapevolezza, ah, guardate, molto più convincente di una mia catechesi, perché tu vedi un uomo così, una donna così, e dici, ma dov'è? Dove prende quella pace, quella letizia? Sembra la persona più felice al mondo. E agli occhi del mondo, invece, dovremmo dire è un disgraziato, è una disgraziata, è un poveretto, una poveretta, che vive qualcosa di brutto. Ma quelle persone si sono connesse con questo sguardo dell'adorazione. Hanno capito che tutto è grazia. Per questo le persone così possono tutto e possono chiedere a Dio qualunque cosa. Perché qualunque cosa che chiederanno sarà sempre secondo la volontà di Dio, non un loro capriccio personale. Queste persone che considerano che tutto è grazia sono tramiti di grazia per gli altri. Sono persone a cui noi possiamo rivolgerci perché loro stessi diventano un canale di grazia. Perché il miracolo più bello, la grazia più bella, è accorgerti che non sei stato amato o che sarai amato. La grazia più bella è accorgerti che tu sei amato ora,
che in questo momento l'amore di Dio sta agendo dentro la tua vita, che in questo momento tu ti trovi dentro la dinamica di questo amore. Ora sei amato. Non un giorno sarai amato, ora sei amato. Ma io sono un peccatore, sono la persona più brutta al mondo, ho fatto delle cose orribili, ma io ti amo ora. E se tu credi che io ti amo ora, sei salvo. La fiducia che ci salva, dice Paolo, la salvezza non viene dalle opere, ma dalla fede. E che cosa significa questo? Che non importa quello che facciamo, no, no, ha un suo peso specifico. Ma ciò che ci salva è credere che l'amore di Dio è più grande. Capite allora perché qualche istante prima della morte di Gesù c'è un miracolo dell'ultimo secondo, la conversione del buon ladrone. Una persona che ha vissuto tutta la sua vita in maniera sbagliata si accorge gli ultimi secondi della sua vita che qualcuno lo ama. E fa la sua professione di fede. Ricordati di me, Signore. E Gesù gli dice: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Amici, è il processo di canonizzazione più veloce della storia. Oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Un santo subito di un uomo che ha vissuto tutta la sua vita forse in maniera sbagliata. Ma noi siamo questo, viviamo con questa consapevolezza. Capite allora che non è Gesù ad avere bisogno che noi ci mettiamo in adorazione davanti a Lui. Non è un modo per tenercelo buono, non è un modo per sentire di aver fatto qualcosa di grande nella nostra religiosità. L'opportunità di metterci in adorazione davanti a Lui è l'opportunità di lasciarci educare alla normalità, alla ferialità, alla mentalità di Gesù, alla capacità di riconoscere Lui in ogni cosa, alla capacità di saper dire che tutto è grazia. Questi sono i frutti dell'adorazione. E come vengono fuori questi frutti? Un po' alla volta. Ricordatevi che quando Gesù spiega che cos'è la preghiera, fondamentalmente chiede due cose nella preghiera: la fedeltà e la capacità di perdonare. Queste sono le uniche due condizioni della preghiera. Perdonare se abbiamo qualche cosa nei confronti di qualcuno e poi l'ostinazione di non andarcene. Per convincerci di questo, vi ricordate che racconta la storia della vedova insistente, no? Una donna va dal giudice disonesto, fammi grazia, fammi giustizia, dice: in verità vi dico, anche se non vorrà fare giustizia a questa donna, perché è giusto, glielo farà per la sua insistenza. Allora non pensate che la vostra preghiera è inutile, perché è da anni che non provate niente quando pregate. Pregate con la fede di chi sa che chi prega davvero non è detto che sente qualcosa, ma è sicuro che Dio agisce nella sua vita. Chi prega si ritrova guarito in questo sguardo interiore. Chi prega comincia a vedere le cose in maniera diversa. Chi prega non chiede di scappare dalla realtà, si riconcilia con la realtà. Chi prega si accorge che tutto è grazia. Chi prega si accorge che il regno di Dio, che il paradiso, che la vita eterna non sono promesse del futuro, ma noi ci stiamo dentro. Ancora non ce ne accorgiamo fino in fondo, ma noi siamo già nel cuore della vita eterna. E chi vive sapendo di trovarsi nel paradiso, cioè in questa relazione di amore, cambia la sua vita e cambia la vita di tutti gli altri. Allora il mio augurio è questo, che questi primi 10 anni in questa Chiesa siano stati semplicemente i primi di lunghissimi altri anni in cui proprio qui, in questa comunità, in questa diocesi, tanti figli di Dio, tanti fratelli, tante sorelle, con umiltà si mettano davanti al Signore e imparino la saggezza di Nazareth,
della vita nascosta, delle cose che non sono eclatanti, della guarigione dello sguardo, della riconciliazione con se stessi, con gli altri, che qui capiti quel grande miracolo di avere persone che non soltanto hanno capito che sono contemporanee a Gesù attraverso la liturgia, ma che sono consapevoli di essere alla sua presenza sempre, costantemente. È questa consapevolezza, è questa certezza che vince il mondo. Il mondo vuole rubarci la speranza, dice Papa Francesco. E noi l'unica maniera che abbiamo di resistere a questa ruberia ed essere sempre più consapevoli che quello che stiamo cercando ce l'abbiamo, e l'abbiamo davanti ai nostri occhi. E che quando noi entriamo in sintonia con tutto questo, allora la nostra vita effettivamente cambia. Abbiamo iniziato con Giovanni e forse dovremmo finire con Giovanni. La storia di questo discepolo è la storia del discepolo amato. Che cosa significa essere il discepolo amato? Lo dico in maniera laica. Significa essere il preferito. È una cosa che noi non sopportiamo, Io vi ricordo che Caino ammazza Abele perché è convinto che Abele è preferito. Ma in fondo Caino tira fuori la sua rabbia e la sua violenza perché lui vorrebbe sentirsi preferito. Tutti noi vogliamo sentirci preferiti. Nella vita spirituale ognuno di noi si mette nella posizione di Giovanni. Quando tu coltivi la vita spirituale, tu permetti a Gesù di dirti: tu sei il mio preferito, tu sei la mia preferita. Gesù, Dio, è l'unico che può donarsi totalmente a tutti senza la preoccupazione di dire: ma la torta è finita, ci siamo presi tutti un pezzettino, non è rimasto niente. No, Dio è tutto e questa totalità si vuole donare a ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo la vocazione di essere Giovanni, di essere i discepoli amati, di essere i preferiti. Quando tu ti senti preferito, non scappi più. Quando tu ti senti preferito, sai restare anche sotto la croce. Il segreto di Giovanni è essere preferito. Allora il mio augurio è che ciascuno di noi, proprio attraverso l'esperienza dell'adorazione, possa fare l'esperienza di sentirsi come Giovanni, preferito, discepolo amato. Amen.